tutti, benvenuti e bentornati sul canale per un nuovo video. Oggi video haul fitness e dintorni. Allora, vi faccio vedere un ordine che mi è appena arrivato da YesStyle. In questo caso sono cose che ho ricevuto appunto dal sito YesStyle, con cui collaboro, un po' compro, un po' collaboro. È un sito che mi piace molto, mi trovo benissimo, vende abbigliamento fitness, cose per la casa e anche tutta la skincare coreana di cui io sono praticamente dipendente. Ma questa volta mi hanno mandato appunto un buono per poter acquistare delle cose di fitness. Non me lo sono fatta ripetere due volte, ho scelto un po' di cose, ve le faccio vedere e ve le farò vedere anche indossate. Inizio subito da un paio di leggings. Allora, c'è da dire che in questa haul ho preso due leggings che sono praticamente identici. Però praticamente in uno c'era scritto dark pink e nell'altro c'è scritto purple, quindi ho detto uno rosa scuro, rosa antico, nell'altro viola, sarà, cioè me li immaginavo diversi, in realtà no, devo guardare meglio le foto perché dalle foto effettivamente potevo capirlo. Vabbè, ne ho preso due che sono praticamente uguali. Uno è questo, però sono, ah ecco, c'è da dire una cosa, la qualità è molto molto figa, cioè sono leggings che tranquillamente io potrei aspettarmi come qualità se vado a comprare Adidas, se vado a comprare Nike. Sono di quelli belli, corposi di tessuto, sostanziosi, fatti bene, con una misura corrispondente a quella che mi aspettavo di ricevere. Io ho sempre terrore che siano grandi perché sono molto piccolina, e di tutto quello che vedete io ho preso la taglia più piccola esistente, non disponibile, attenzione, ma esistente, perché quando la taglia più piccola non è disponibile io non compro il capo, perché per me deve essere sempre la taglia più piccola che esiste su quel capo. Detto questo, i leggings appunto sono questi qua e hanno veramente questa fascia super figa e dietro sono fatti così, hanno le cuciture ai lati, quindi non sono, diciamo, un pezzo unico, hanno le cuciture, ma come vedete vestono veramente bene. Il colore è questo colore, per cui sono abbastanza in fissa. L'altro, come vedrete, è molto molto simile. Altro cosa che ho preso sempre su quel genere di colore è questo top. È un top in cotone con all'interno appunto delle coppe piuttosto morbidine che possono essere tolte da questo lato, e quel cotone appunto mille righe. Non è un top adatto per fare corsa o per fare attività dove c'è molto sballonzolamento, anche se avete il seno piccolo come me, questo non è uno di quelli che vi tiene super bene se fate attività saltellatorie, mentre se fate un semplice allenamento coi pesi del corpo libero, stretching eccetera, va benissimo ed è carinissimo. E dietro è fatto così, però presuppongo che io vi stia facendo anche vedere le clip dove indosso tutto, perché ho previsto di farle, quindi dovrebbero esserci. Poi vi faccio vedere un completo che ho proprio pensato di prendere tutto insieme, e sono dei pantaloni della tuta che adoro. Il colore è esattamente quello che vedete, quindi quel colore tra il rosa e il violetto, credo sia definibile lilla, con l'elastico appunto al fondo e anche l'elastico in vita, con anche però la culisse, l'accetto insomma. È a vita alta ed è di un tessuto super adatto adesso alla primavera, perché è veramente leggero, quindi è una felpa, diciamo, garzata, non felpata all'interno, leggera e adatta alla stagione. L'ho pensato appunto insieme alla sua felpa e alla sua canottina per avere tutto un look sul lilla appunto. Non è armocromatico, sicuramente non è nella mia palette colori, ma non mi importa. La canottierina è questa qua, è molto carina, ma cioè io la preferivo magari un pochino più aderente, ma è che io veramente ho la cassa toracica di uno scricciolo e quindi per me tutto è veramente super largo, a meno che non sia taglia veramente
8-10 anni da bambina, perché qua sono veramente stretta, però è veramente carina ed è identica, come vedete, ma credo che lo starete vedendo anche nel filmato. La felpa mi piace tanto proprio perché ha questa forma super larga, non so se riuscite a capirlo, è proprio una oversize ma crop, quindi corta ma larga, con la zip sul davanti. E anche questo modello di felpa è estremamente adatto alla stagione, nel senso che è proprio garzata, leggera, quasi una maglia a maniche lunghe con in forma felpa, ecco. Poi questi li trovo bellissimi, un po' colore di pigiama effettivamente, però io sono abbastanza in fissa con i colori pastello quest'anno, i rosini, i glicine, le peschina, mi piacciono veramente veramente tanto, e il celeste è uno dei colori che mi piace tantissimo, ma da un paio di stagioni almeno, e questi invece sono super felpati dentro, che ancora devo dire a Milano in un sacco di giorni si possono utilizzare, ci sono dei giorni che sembra novembre, quindi li ho usati. Hanno la culissa appunto in vita, anche questi, e anche l'elastico, fatti veramente bene in un tessuto veramente figo, cioè è proprio uno di quei pantaloni di tessuto sostenuto, fatto bene, tagliato bene, di tessuto bello, che mi aspetto di comprare se compro una tuta di un brand insomma famoso, ecco. Cioè, se vado a comprare Adidas, Reebok, Nike, mi aspetto tessuti di questo tipo. Quindi sono veramente molto soddisfatta perché il prodotto è veramente figo. Bello, bello, bello. Sempre in azzurrino, celestino, ho comprato molto, un colore molto polveroso in questo caso. Ho preso una maglia a maniche lunghe. Perché ogni tanto, soprattutto in inverno, quando mi vado ad allenare in palestra, sì, uso i toppettini eccetera, ma magari non super smanicati, cioè la manica mi fa comodo averla, e questo è veramente veramente bello, ha delle coppe preformate, inserite, ma che si possono come al solito estrarre quando le lavate, che danno un po' di forma, evitano che ve ne andate in giro con i capezzoli a vista, e danno anche un po' di comfort quando vi sdraiate nelle panche eccetera, no? Danno un minimo di sostegno alla manica. Il tessuto è tipo quello, per intenderci, dei costumi, non so se mi spiego. Dietro è fatta così, guardate quanto è bella, ha questo incrocio molto bello con questi lacci, niente, la trovo stupenda. Poi a me il colore piace tantissimo e la taglia è perfetta per me che sono piccolina, appunto ho preso la più piccola. Sempre come top ho preso questo rosa, sempre secondo me è veramente bello come colore, molto molto pastelloso anche questo ha il come si dice, le coppe preformate che si possono togliere. In questo caso è un top perfetto se volete fare anche attività ad alto impatto, perché ve lo rovescio, lo vedete dentro com'è. Questo è rovesciato, ha proprio un reggiseno inserito con l'elastico qua che tiene proprio bene la parte. Certo, io vi posso testimoniare la tenuta che ha su un seno estremamente piccolo come il mio, non è che posso dirvi va bene perché ha una terza, una quarta, perché io ignoro quale sia la vita di chi ha le tette che io non ho, però ecco, ha comunque del sostegno questo top. Come vedete dalle clip che sto girando, arriva esattamente alla vita alta dei leggings, è veramente carino. Ha anche questa striscia qua, che praticamente è il bordino della parte elastica qui della schiena, che è dello stesso colore delle bretelle dietro così. Questo è l'altro leggings che io ho preso, che non mi sono assolutamente resa conto che fosse praticamente uguale, esattamente uguale a quello, ma ha delle impunture dietro che fanno, vedete, tipo sul sedere fanno una specie di forma di cuore, ecco, non so se è così, lo vedete, vedete le cuciture, fanno sempre questa specie di forma di cuore. Vi faccio vedere in confronto all'altro colore, eccoli qua, cioè i colori sono praticamente identici. Questo dovrebbe essere il dark pink, questo dovrebbe essere il purple, sono praticamente solo leggermente diversi, cioè questo è forse una tonalità più scura rispetto a questo, ma
siamo lì. Quindi io non mi sono resa conto, dovevo controllare meglio. In effetti, siccome sono in fissa per quel tipo di colorazione lì, faccio come al solito, tendo sempre a prendere tutte le cose di quel colore, poi mi passa e passo ad altro, ma faccio per tutto così, sono molto settoriale. Comunque, molto buona la qualità anche di questo. Sapete quando sono super contenitivi, che vi sentite belle tenute dentro proprio bene? Ecco. Quindi ottima, ottima qualità, veramente ottima. Poi ho preso una magliettina, che questa ce l'avevo l'altro giorno, credo, in un video, forse dello svuota la spesa, ero vestita così, sì, perché ci sono andata dal dentista con questa. È una magliettina, vedete, a maniche lunghe, esattamente una maglia aderente, semplicemente di particolare A, che è corta qua, aderente di manica, aderente di tutto, con il girocollo anche abbastanza collato. La particolarità è questa specie di incrocio, ve la faccio vedere al contrario, vedete, ha questa specie di incrocio qua nella parte appunto della vita, arriva giusto alla vita, diciamo, alta dei leggings, si incrocia in questo modo. In pratica, vedete, ha queste due, questi due lembi che quando la mettete rimangono incrociati così. Molto carina, è di questo grigio e niente, mi è piaciuta tanto, è una di quelle che in palestra uso d'inverno. Ultima cosa che vi faccio vedere è un pantalone appunto in felpa, tipo quello celeste, nel senso che è una felpa molto molto grossa, molto spessa, perfetta per il periodo invernale, però oddio, cioè, se volete prendere un pantalone, io lo prenderei così, nel senso, io ancora li sto utilizzando qua a Milano in certe giornate, tipo che so, se esco la sera, sto uscendo qualche volta la sera a fare giusto dei due passi vicino casa e li sto mettendo. Ad ogni modo, a me il pantalone piace abbastanza sostenuto. Certo, d'estate poi non è che vado a usare i pantaloni della tuta, qualcosa di leggero l'avevo già presa, vi ricordate, da Shein, ve l'avevo fatta vedere, soprattutto in colorazione tie-dye, e quindi ho preferito che qualcuno fosse così consistente. Questo è il classico colore, non so se si vede, ecco, ecco, così lo vedete, quel classico colore grigino da tuta, tra il grigio e il panna, con la tasca posteriore. Hanno questa sorta di piccolo logo qua sul davanti, con le tasche, che è una cosa che mi piace tantissimo. Anche in questo caso, elastici in vita e con culisse. Molto molto belli, qualità super super alta. E basta, questa era la mia haul fitness di YesStyle. Ovviamente di tutto quello che vi ho fatto vedere vi lascerò in info box il link e anche un codice sconto, perché se volete acquistare anche voi qualsiasi cosa sul sito, che siano le cose che vi linko oppure qualsiasi cosa di skincare, insomma, il sito ha, come vedrete, un sacco di sezioni. Se poi voi al momento di fare il check-in al carrello mettete appunto il mio codice, vi farà il, credo, 5% di sconto sul totale dell'ordine. Meglio di niente. A Milano si dice piuttosto che niente, le mail piuttosto, quindi non so se l'ho detto bene, milanesi, correggetemi. E va bene, noi ci vediamo domani con un nuovo video, ma se questo video vi ha tenuto compagnia, vi è piaciuto, lasciatemi il vostro supporto. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanella, in ogni caso mi fa piacere ricevere il vostro like. Ci vediamo anche su Instagram, su Facebook e sul mio sito www.langlodisaidori.it, e se vi fa piacere, ovviamente ci vediamo domani con un nuovo video. Un bacio, ciao!